Arrivano i rinforzi per la giustizia calabrese, sono 31 i magistrati che dopo aver terminato il loro tirocinio vengono adesso affidati ai loro primi incarichi, poco meno di 200 toghe, 198 per l'esattezza, che la terza commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto idonei per assumere le funzioni giurisdizionali in tutta Italia. Una boccata di ossigeno per gli uffici giudiziari alle prese con ataviche scoperture di organico. Il caso più noto è quello di Vibo Valentia, gravato inoltre dalla presenza dei maxi processi ai clan del territorio, una situazione che aveva portato a dicembre l'Ordine degli Avvocati a chiedere un'audizione al Guardasigilli Nordio per segnalare la grave situazione in cui versa la giustizia civile nel Tribunale, dovuta innanzitutto e principalmente all'esiguo numero di magistrati e personale amministrativo in servizio, nonché ai frequenti trasferimenti dei giudici in altre sedi e all'applicazione di alcuni magistrati al settore penale per la composizione dei collegi giudicanti nei maxi processi di criminalità organizzata. Ora arriva una prima risposta. Nei prossimi giorni prenderanno servizio a Vibo 4 nuovi giudici e un sostituto procuratore. Altri 4 giudici rafforzeranno l'organico del Tribunale di Crotone, mentre la Procura potrà contare su 2 nuovi PM. Anche a Locri andranno 4 giudici e un solo pubblico ministero, 2 giudici e 2 sostituti procuratori per Paola, rinforzi anche a Palmi con un giudice e 2 PM. A Castrovillari sono in arrivo 2 PM, a Reggio Calabria sono stati assegnati 2 giudici, uno andrà alla sorveglianza e un PM, un solo giudice a Catanzaro e un solo sostituto procuratore a Catanzaro.